il riflesso sull'acqua di questa meraviglia. Io in questo momento mi trovo in Scozia e precisamente in un paesino molto piccolo che si chiama Landscape Love. Pensate, un nome meraviglioso, che praticamente, sentite che dentro, io non me ne intendo di inglese, ma c'è love, c'è la parola amore. Ebbene, in questo paesino io ho avuto l'opportunità di riflettere e qui ho il riflesso, appunto, che questa luce speciale, che per noi fotografi, non dimenticate che io ho fatto il fotografo di matrimoni per molti anni, e noi, diciamo, con quelli più esperti, sapevano che non andava bene la pioggia, perché la sposa bagnata è sempre fortunata, ma non per il fotografo. Non andava bene però neanche il sole, perché il sole fa ombre nette e luci nette, quindi è difficile fotografare col sole. Ed ecco la meraviglia, questo clima tipicamente scozzese che ci prevede quindi una luce ovattata, una luce che non ha ombre, vedete? Ed ecco la capacità di riflettere. Se una persona ha la capacità di riflettere, non ha ombre il suo pensiero non ha ombre e ha la possibilità quindi di poter essere vasto, tollerante, accogliente, morbido e anche profondo, perché non dimentichiamo che l'unica capacità che possiamo vedere di riflessione nel mondo naturale è attraverso l'acqua, e l'acqua di questo lago ci concede anche il concetto di profondità.